svelato il motivo per cui Francesco Monte era sotto casa di Checo e Ignazio. Dopo il tapiro di Striscia la notizia, l'ex naufrago è nuovamente finito nell'occhio del ciclone. Dopo aver abbandonato L. Cancelletto Isola dei Famosi, Cancelletto Francesco Monte è tornato alla sua vita quotidiana tra affetti e amore. Il ragazzo è attualmente nell'occhio del ciclone dopo alcune dichiarazioni mosse dall'ex attrice a luci rosse Eva Enger, la quale ha insinuato che il giovane avrebbe fumato marijuana in Honduras. Come ormai tutti sapranno, in America centrale ci sono leggi diverse rispetto all'Italia, e chi possiede anche un grammo di droga rischia fino ai 12 anni di carcere. I due protagonisti della vicenda hanno adito le vie legali, ma nel frattempo la Enger continua a raccontare la sua verità, video, nei programmi di Barbara D'Urso, mostrando presunte prove che confermerebbero le sue affermazioni. In merito al polverone mediatico che lo ha visto coinvolto, Francesco è stato raggiunto da Striscia la notizia che gli ha consegnato un tapiro d'oro. Cos'è successo? La vicenda nel dettaglio. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ha consegnato il tapiro d'oro al bellissimo Francesco Monte dopo il presunto caso droga all'Isola dei Famosi. A gran sorpresa, l'inviato ha intercettato l'ex naufrago sotto casa di Cancelletto Cecilia Rodriguez, infatti anche la showgirl è stata immortalata dalla troupe del TG satirico di Canale 5. In molti hanno sospettato che i due si fossero incontrati in gran segreto e all'insaputa di Ignazio Moser, anche se quest'ultimo ha prontamente riportato la sua versione dei fatti sui social network, rivelando quanto accaduto realmente durante il servizio di Striscia la notizia. L'ex ciclista, infatti, ha chiarito che la fidanzata era uscita per portare a spasso il cane Aspirina, e non sapeva davvero cosa ci facesse Francesco sotto casa sua, e contemporaneamente anche Valerio Staffelli. Si saranno messi d'accordo? Il migliore amico di Francesco Monte, Alessandro Basile, ospite di Mattino 5, ha spiegato che l'ex naufrago aveva semplicemente un appuntamento di lavoro nello stesso palazzo di Cecilia Rodriguez. L'IC è un'agenzia che cura parte della sua immagine, ha specificato Alessandro, aggiungendo che l'incontro tra gli ex fidanzati è stato una pura casualità. Non c'è nessun riavvicinamento, dunque, tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Dopo il servizio di Striscia la notizia, Ignazio Moser ha specificato che la sua attuale fidanzata ha sentito varie volte l'ex naufrago tramite messaggi, visto che tra loro c'è comunque un legame forte, avendo condiviso 5 anni della loro vita insieme. Soprattutto, ci ha tenuto ad evidenziare che non si frequentano di nascosto. Attualmente la modella argentina e Moser sono felicemente fidanzati e convivono, mentre Monte starebbe aspettando il ritorno di Paola Di Benedetto in Italia.